lo si dice ormai apertamente che il nostro futuro non è più il godimento sereno del plusvalore neoliberista su scala globale, ma il nostro futuro è un duro confronto, più che competizione economica, un confronto paramilitare e comunque sia un confronto di modelli di civiltà con la Cina. E questo fa sì che la Cina parta enormemente avvantaggiata in virtù della sua struttura politica interna e che dunque noi non dobbiamo lasciare questo vantaggio alla Cina e dobbiamo rinunciare a un po' di democrazia per avere un po' più di efficacia. Questo viene detto, bisogna rinunciare circa al 10% della nostra democrazia. Che cosa voglia dire non è chiaro perché noi abbiamo rinunciato altro che al 10% da un certo punto di vista, ma sostanzialmente, formalmente no, rinunciarvi anche formalmente può voler dire allungare la durata delle legislature, cioè far votare i cittadini meno spesso o qualunque altra cosa, o sottrarre alla dinamica politica, i capisaldi della dinamica economica, ecco. Porre fuori dalla sfera politica determinate soluzioni economico-istituzionali, che so io, il divorzio fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, che fu un atto fondativo del neoliberismo in Italia, togliere al Parlamento il diritto di discutere e votare i bilanci dello Stato. Lo si sta facendo di fatto e lo si potrebbe mettere in forma scritta anche di diritto. È profondamente sbagliato. La sovranità è l'ambiente dentro il quale si svolge la politica. Si tratta di capire se è la sovranità nostra o di qualcun altro, ma dentro il concetto di sovranità c'è anche quello di superiorità, che vuol dire superiorità della Germania rispetto alla normativa europea, sulla base del principio che sono gli stati a essere i custodi dei trattati, non i trattati a essere i custodi degli stati. Il concetto che gli stati sono i custodi dei trattati è un concetto condiviso da tutti a parole, tranne che dall'Italia, la quale ha deciso che la normativa europea è di rango superiore rispetto alla normativa italiana. Mentre i tedeschi, appunto, l'altro giorno hanno detto che non c'è motivo al mondo per pensare che la normativa europea sia superiore alla normativa tedesca, che è superiore. E la struttura giuridica, il sistema normativo dell'Europa può funzionare soltanto come un algoritmo, cioè come un'entità tecnica. Può fare soltanto ciò che gli è stato detto di fare, può solo eseguire i compiti che sono previsti nei trattati che lo istituiscono, senza alcuna volontà autonoma, perché una volontà autonoma della BCE sarebbe una volontà politica, o comunque sarebbe una volontà espressione di una volontà politica. La BCE non ha fatto acquisti di titoli di debito pubblico nei modi e nelle forme dovute previste dai trattati, si è comportata in modo discrezionale, quindi ha sbagliato, è andata ultra vires. Chi può comportarsi in modo discrezionale? Chi è un soggetto politico? La BCE non è un soggetto politico né fa parte di un soggetto politico superiore agli stati. Naturalmente questo vale quando lo dicono i tedeschi. Se noi dicessimo qualcosa del genere, finiremmo con l'essere definiti sovranisti. Ma la verità è che tutti i ceti politici di governo in Europa sono sovranisti. Per definizione, ogni Stato membro è ancora uno Stato sovrano, tranne per quanto riguarda la sovranità monetaria. La nostra posizione, secondo la quale la normativa europea è superiore alla normativa nazionale, è una posizione, molto azzardata, che il concetto di limite, no? Che la normativa europea costituisce il limite della nostra normativa interna, come se appunto noi non fossimo più sovrani. Un soggetto che ammette di avere dei vincoli, dei limiti,
non ce li ha di fatto, ma ammette di averli di diritto, non è un soggetto sovrano. Rispetto a questa posizione abbiamo introdotto poi il concetto di controlimite, cioè che in realtà la nostra Costituzione prevale sopra quella europea per quanto riguarda i principi fondamentali.